Adesso facciamo una piega con la piastra a vapore. Allora, abbiamo diviso comunque la nostra testa in più sezioni. Ovviamente, come per l'asciugatura, partiamo dalla parte dietro della nuca con la nostra piastra a vapore. La nostra piastra a vapore l'abbiamo posizionata a 190 gradi per questa tipologia di capello. La piastra va da 150 a 230 gradi. E abbiamo scelto 190 gradi perché comunque abbiamo un capello sottile, trattato, e quindi 190 gradi sono più che sufficienti. Se fossimo in presenza di un capello grosso, molti capelli e anche trattati, avremmo scelto 230 gradi. A fianco, sul lato, qui c'è questo pulsante che va a regolare la fuoriuscita del vapore. In questo caso, con Michele, abbiamo scelto l'1, quindi minor fuoriuscita di vapore per questa tipologia qua di capelli, abbinata con la temperatura. Sempre nel caso che dicevamo prima, quindi con un capello grosso e molti capelli, andremo a metterla a 3. Quindi abbiamo la regolazione della fuoriuscita del vapore. Abbiamo caricato all'interno del serbatoio il suo liquido, un liquido che all'interno ha degli oli essenziali, acqua demineralizzata e cheratina. Molto bene, adesso passiamo la piastra al nostro Michele, che incomincia a farci vedere la differenza e una giusta piega con la piastra a vapore. Perché scegliere la piastra a vapore? Perché la piastra a vapore, a differenza di una piastra tradizionale in ceramica tormalina o comunque una buona piastra, non va a disidratare il capello proprio tramite l'uscita del vapore. Quindi, quando noi andiamo a passare la piastra, andiamo anche nel contempo a idratare il capello. E una forte differenza della piastra a vapore con una piastra tradizionale è che quando vado a riprendere la ciocca della mia cliente, non vedo lo stacco della piastra. Giusto, Michele? Giustissimo. Questa piastra, tra l'altro, ha delle piastre in ceramica e titanio, che quindi fa scorrere via il capello, e al suo interno ha un pettine retraibile che noi consigliamo di usare comunque con il pettine, perché fa da guida sulle vostre ciocche man mano che andate a piastrare. Una cosa molto importante sono le sezioni da prendere, che non devono essere né troppo sottili né troppo spesse, altrimenti il vapore non riuscirebbe ad idratare bene tutti i capelli. Diciamo che una ciocca di spessore di circa 2 cm, 2,5 cm, è più che sufficiente. Piastra, bisogna cercare di passarla in modo uniforme e alla stessa velocità su tutta la ciocca. A seconda del tipo di capello che avete, potete fare due oppure tre passaggi di piastra. Su un capello così sottile e trattato, due passaggi sono più che sufficienti.
Come ultimo passaggio, in caso di capelli trattati come questi, una volta finito di piastrare tutta la testa, consigliamo di portare l'interruttore del liquido all'apertura massima e dare una passata, una o due passate veloci solo sulle punte, in modo da idratarle molto di più. Ecco, come potete vedere, capelli perfettamente lisci, brillanti e con la piastra a vapore, quindi non li abbiamo rovinati come con la piastra tradizionale, perché man mano che passavamo la piastra andavamo a idratare come dicevamo all'inizio. Questo splendido risultato, grazie alla nostra modella, grazie a voi, Aurora. Grazie a Michele di Parrucchieri Padova, Volta Barozzo 119. Grazie.